Buonasera a tutti, io mi chiamo Antimo Pappadia e sono l'autore del libro A Napoli tutti hanno un soprannome, edito dal gruppo Albatros. Io professionalmente mi occupo del sociale e prima di questa avventura di narrativa ho scritto diversi saggi. L'idea di scrivere questo libro è nata perché tutto ciò che io ho letto su Napoli, ma anche quello che mi capita di vedere in televisione o anche sui giornali, si tende sempre ad esasperare alcuni aspetti che purtroppo spesso sono quelli negativi, si tende sempre a stigmatizzare alcuni temi. E quindi ho visto che mancava qualcosa che dava un senso di globalità, un senso di restituire la dimensione delle cose alla città partenopea. E io, diciamo, nel mio piccolo ho tentato di questa lacuna. Questo libro, a mio avviso, si può leggere a vari livelli, può essere letto sia in piedi nella metro, con un sorriso sulle labbra perché molto disincantato, leggero, però anche a un livello più profondo perché leggendo questo libro si possono avere degli spunti di profonda riflessione di quella che è una società sicuramente complessa. E, però a me piacerebbe così citare un aneddoto allegro, quindi tornando un po' a quello che è l'aspetto ironico, l'aspetto disincantato del volume che ho scritto. E una cosa, ad esempio, una delle tante cose simpatiche che possono accadere a Napoli, ad esempio, è che se uno va a visitare la città e si trova in macchina, si ferma ad un certo punto e, nel traffico e nota che in realtà non è il traffico, ma qualcuno ha lasciato la macchina in fila ed è andato a prendersi un caffè al bar. Però mi è capitato di più. Io ero nel Pullman a un certo punto, il famoso 257, e c'era una macchina parcheggiata col motore acceso. Ma in macchina non c'era nessuno. Tutti noi nel pullman pensammo: beh, è andato a prendere il caffè. Quindi andammo al bar, ci recammo al bar di fronte, due di noi, per vedere se la signora era andata a prendersi il caffè. Ma in realtà nel bar non c'era nessuno, al che ci preoccupammo. E una signora presente all'interno del pullman disse: ma non è che questa l'hanno rapita, perché o l'hanno rapita o uno si è andato a prendere il caffè, si è lasciato la macchina nel traffico. Una terza chance non c'è. Dopo un minuto circa torna indietro una signora bionda con un mazzo di fiori in mano e fa: scusate, scusate, non sapevo dove parcheggiare e dovevo assolutamente comprare il bouquet perché domani ci sposi mia figlia. Al che rimanemmo tutti un attimino perplessi. Uno nel pullman prima sorrise e poi fa: vabbè, allora viva la sposa, tutti quanti, viva la sposa, a bussare con i clacson e così via. A Napoli capitano anche di queste cose. Naturalmente questo è l'aspetto più bizzarro perché ci sono degli argomenti di unica profondità e vengono toccati anche temi molto molto delicati, questo sicuramente. Sinceramente scrivo per passione. Einstein diceva: ritengo l'amore più maestro del senso del dovere. Quindi la realizzazione più grande è stata proprio nell'atto della pubblicazione del volume. Quindi io non ho delle grossissime aspettative da questo libro, però qualora ci fosse qualche lettore, io lo ringrazio profondamente. E così come ho fatto nella prima pagina del libro, lo faccio anche pubblicamente in televisione. Grazie a tutti, buonasera.